Buongiorno e bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle uscite dei nostri video. Altro video su Monster Hunter World, stranamente ne stanno uscendo un po' visto che stanno uscendo un po' di news e quindi, beh, ve li porto sul canale. Mi piace parlare comunque di un gioco che ho apprezzato e che sicuramente apprezzerò dal 6 di settembre. Monster Hunter World è stato uno dei videogiochi più votati nel 2018 e si distingue come il videogioco più venduto mai realizzato da Capcom. Considerando il successo senza precedenti di Monster Hunter World, per Capcom non sorprende che l'azienda stia cercando di espandere la durata del gioco con l'ambiziosa espansione di Iceborne. Le news ovviamente riportano che Iceborne, quindi l'espansione che uscirà il 6 di settembre, aggiungerà abbastanza contenuti e che le sue dimensioni rivaleggiano con il gioco base, ma questo l'abbiamo già detto in un video precedente. Questo ovviamente includerà nuove missioni, armi, armature e l'area di raggio di Hoarfrost, o come cazzo si dice, giuro io non ti so mai pronunciare questi nomi. Naturalmente, ovviamente l'espansione aggiungerà anche nuovi mostri, finora 4 confermati, andiamoli a vedere assieme. Il primo che abbiamo già visto è il Bambaro, che potete vedere qua sullo schermo. È un mostro enorme che uccide i cacciatori, è praticamente un cacciatore dei cacciatori. In pratica è un mix tra un dinosauro e un alce. Sicuramente si inserisce benissimo nel contesto invernale dell'espansione Iceborne e sarà interessante vedere quale tipo di strategie dovremo impiegare per poterlo eliminare. Il Beotodus, che è in realtà un Snow Shark, già mi piace un sacco, e ovviamente è un grande mostro che verrà introdotto in Iceborne e che circonda, si sa soltanto che circonda la sua preda come uno squalo in acqua, e sembra essere uno dei nuovi mostri più terrificanti e difficili della formazione che andrà ad inserirsi in Iceborne. Il Nargacuga. Beh, il Nargacuga dovrebbe essere il mostro che ci porterà a Hoarfrost, quindi dovremo trovare in teoria nelle nostre vecchie mappe le sue impronte che ci dirigeranno ovviamente verso tutte le nuove aree. Ovviamente anche questo è un mostro letale in teoria, poi bisognerà sempre vedere quanto sarà difficile, cosa che fino ad ora diciamo questo Monster Hunter non si è rivelato così tanto. Quindi lo troveremo e scopriremo che mosse ci saranno e che cosa dovremo fare per sconfiggerlo. Ultimo, ma non ultimo, che è stato presentato è un dragone, quindi si chiama Velkana, è un drago di ghiaccio, molto semplicemente dovrebbe essere il nemico principale della DLC Iceborne e in teoria sconfiggendo questo mostro si dovrebbero ricevere ed essere ricompensati con alcune delle migliori armature e bottini nel gioco, ovviamente sempre se si riesce ad uccidere e a carvare. Bene, con questo è tutto, spero di esservi stato utile e di avervi messo un pochino di hype per quanto riguarda Iceborne. Noi ci rivediamo col prossimo video. GG a tutti quanti.